Sta registrando. Comunque spero che sta registrando. Insomma, ciao a tutti. Sono Josep91 e finalmente una cazzo di webcam dove registrare il mio bel faccione. No, a parte gli scherzi, non so se è troppo buio e troppo chiaro. Troppo buio, troppo chiaro. Sono bello, sono brutto, sì, vabbè. A parte il lato estetico che è trascurabile. Farò questo gameplay su Skyrim in tempo reale, diciamo. Perché è periodo natalizio, non so che cazzo fare, e mi rompo le palle di giocare a Rise of the Argonauts e Brother in Arms. Ho comprato Erned in Blood e lo farò successivamente. Allora. Però sto facendo una prova adesso, aspetta un attimo, vediamo un pochettino se ha registrato quello che ho detto. Allora, sembra che vada tutto bene. L'unico problema che ho riscontrato in questo istante è che praticamente mi vedrete con le strisce così ballonzolanti un pochettino, è dovuto alla luce, penso. Che a luce spenta non mi fa sto problema. Però voi non vedete un cazzo, vedete poco. Però con la luce accesa, insomma. Sono ste strisce, vabbè. Comunque, giusto per... Allora, io stavo facendo una quest, una missione. Allora, praticamente stavo andando in giro per i cazzi miei in Skyrim, così. C'ho una marea di missioni da fare, vedete gli obiettivi, quanti obiettivi ho messo. Obiettivi. Ecco, ci sono una marea di obiettivi da fare. Quale obiettivo sarà meglio per me? Voi direte. Allora, praticamente, allora stavo a fare a mercato, ha ricevuto una nota di un uomo di nome Eltris. Una notte da ricordare. Allora, stavo facendo le missioni varie. Prima cosa, varie. Obiettivi vari. Praticamente dovevo raccogliere delle piante per Ingun Rovonero e le stavo cercando un po' in giro, poi vediamo. Approfondisci il discorso della Gilda. No, stavo facendo una missione simpatica. Raggiungi questo luogo, torre di Autumnwatch, e uccidi il drago. Ah, quindi c'è già un obiettivo col drago. Beh, mi sembra interessante. Svolgi. Mi sembra una cosa più interessante quella del drago, onestamente, perché è una missione bella d'impatto. Approfondisci il discorso sulla Gilda dei Ladri con Delvin. Insomma, sono agli albori di Skyrim. Mi sto divertendo parecchio, devo dire, a giocarci. E interessante, insomma, non è male. Non è male. Io sono abituato a giocare a The Witcher. Però devo dire che questo non c'è male. No? Devo dire, Skyrim non è proprio male. The Witcher è limitato, ovviamente, in certe cose, però è grandissimo in altre cose, secondo me. Paragonando, per paragonare i due. Sono due giochi estremamente diversi, secondo me. Boh, speriamo che The Witcher 3 sia ancora più bello, ma dai trailer sembra proprio essere bellissimo. E quindi sarà figo. Allora, raggiungi questo luogo, Torre di Autumnwatch. No, abbiamo detto uccidi il drago. Sì, abbiamo detto di sì. Queste qua dei sali me le tengo attive perché quando trovo una pianta, quella ti segnala. Questa pianta serve per il rovo 6 di 20, per esempio. Hai raccolto 6 di 20, per esempio. Porto un campione di questo oggetto, Zanna di Mammut, a Isolda. E questa missione, io l'ho trovata la zampa di Mammut praticamente, e la dovrei fare. Se vedete qualcuno passeggiare, mia madre non è un fantasma. Parla con Oriar di Folktree. Unisci dalla ribellione. Esplora l'Accademia dei Bardi. Vabbè, queste qua le disattiviamo, le facciamo dopo, insomma. Ok, Autumnwatch. Questo è il mio PNG. Una puttana elfa oscura, molto bella, bellissima. E poi sono accompagnata da Lidia. Un'altra zoccolona. Preso.
mancato. Quella stronza che sta facendo di Lidia? Niente, ovviamente. Sta indietro. Io sto a cavallo e lei no. Ok, spero di raggiungere presto l'obiettivo. Cosa c'è qui? Vediamo cosa c'è qui. Barra dell'alchimista. Baracca, scusa. Baracca, baracca. C'è l'alchimista? No, non c'è. Prendi farfalla in vasetto. Potrebbe essermi utile. Non so a cosa cazzo mi potrebbe servire. Tra le tante note, tra le tante mod messe, ce n'è una che praticamente ti segnala se hai letto un libro oppure no. Molto utile. Non ho messo una di chissà cosa. Ah, ne ho messa una per esempio per quanto riguarda lo scassinare. Ti dà una mano nello scassinare, cioè ti dà una mano. Proprio è un trucco praticamente, più che una mod. Ecco la mod che vi dicevo. La mod che vi dicevo si chiama Lockpick Pro. Praticamente voi posizionate il grimaldello nel punto azzurro e voilà. È un po' da nabbi, però vi risparmia parecchi problemi quei grimaldelli. Ciao cavallo. Tutto bene, cavalletto? Che perché mi dai il culo? Perché mi dai il culo in faccia? Non ho capito. Perché? Vado, vado. Ancora. Animale asessuato. Senza sesso, proprio. Come tutti gli animali di Skyrim. Diamogli un attimo di celebrità. Osserviamo. Sì, beh, continuiamo la nostra missione. Da notare la posizione figa del cavallo, guardatelo lì, guardate che bestia, guarda. Da che bestia, guarda. Guarda con gli zoccoli quanto è figo, guarda, guarda. Potrebbe salire l'Everest, come direbbe un mio amico. Ecco, guarda lì quanto è figo. Il cavallo più figo di Skyrim, signore, guarda. Guarda lì. Però a una persona non piacerebbe, quella persona è cicciolina. Scudo nanico, ottimo. E oro, preso. Collana d'oro, vesti logore te le puoi tenere. Le vesti logore, che me ne faccio le vesti logore, cioè. Ok, abbiamo ucciso due spettri del ghiaccio. Mi sa che abbiamo sbagliato strada, perché il nostro obiettivo è al di là di questa montagna. E quindi di conseguenza dobbiamo tornare un pochettino indietro. Ok, bisogna salire sto scalone, penso. No, bisogna andare direttamente di qua. Torre di Autumn Watch, nuova scoperta, è qui. Ma vediamo comparire il drago. Eccolo, lo sento. Dov'è? Minghie, minghie. Oddio, 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 oddio. Do cazzo. Ehi, mi stai consumando. No, non fare così. Dove sta? Ah, stava là sopra. Pezzaccio di merda. Eccolo. Ma dove è andata a finire Lisa, la Linda? Preso. Ma è più difficile che scappi, perché lei ha usato... Ma vai a fare in culo, va. Ah. Vai a far culo, vai. Vai, scendi giù, scendi, stronzo. Sono molto facili però uccidere i draghi, devo dire la verità. Mi aspettavo qualcosa di più complicato. Ah, pezzaccio di me. Sì, si è quasi stressato. Armi. Ok. Fusroda, ta ti, to, ta. Vaffanculo e crepa, strunz. Ah, è morto. Visto. Allora, granato perfetto, oro 286, ottimo. Osso di drago, scaglie di drago, frecce orchesche, mazza di ferro che non ci serve proprio. Allora, diamo qualcosa a lei perché siamo pesanti.
l'energia sta facendo i suoi effetti. Dobbiamo commerciare alcune cose. Lisa. Allora, varie. Posso... Ok, abbiamo 5.041 di oro. Ah, buono, pensavo di qualcosa in meno. Lingotto di cordum. Questi lingotti sinceramente non li sfrutto nemmeno, guarda. Li tengo così tanto per tenere. Per poi venderli e fare soldi. Farfalla in vasetto. Potrebbe essere utile in qualche cosa, non lo so, onestamente. Vediamo. Abbiamo appena ucciso il draghetto. Chiavi, libri, ingredienti. No, è roba pesante, insomma. Pergamene, pozioni. Sto pieno di roba. Però c'è qualcos'altro da scoprire, quindi ce la giriamo qui intorno. Forse per me non fare i tagli nel video, perché sinceramente è bello far vedere tutte le situazioni che una persona fa, però purtroppo il video quello è e quello è. Cioè, meno carico e più velocemente riesco a caricare, giustamente. Che non avendo una... Ma dove cazzo sei uscito? Non avendo una connessione decente, seria, non riesco a fare certe cose. Quindi andiamo avanti. Andiamo avanti comunque, chi se ne... un bel libro. Armatura leggera, aumento a 26. Bene, benissimo. Devo dire che, sì, non è male, non è malaccio. Elmo di cuoio, non ci serve. Serve manco a Lidia sta bene, Lidia. Sto microfono ogni tanto rompe i coglioni, cazzo! Eccola qua, la regina, la cosa qua, come si chiama la... La Jarl. Vi do il benvenuto. Ciao, il drago della torre di Autumn Watch è morto. Eccellente, ci hai reso un grande servizio. Ecco la tua ricompensa. 500 oro. Bene. Niente, c'è altro da fare? No, niente. Ciao. Sei qui per farti... Ciao. 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 Che stavate mangiando per caso? Benvenuto a Riften, viaggiatore. Spero che la strada ti sia stata amica. Sì. Ma è amica quanto te, vai. Ciao. Stavate mangiando, vero? Un saluto. Come sono cattivo nei videogiochi, ma mai. Meno male. La cosa bella dei videogiochi. Esplora l'Accademia dei Bardi. Bardi. No. Parla Viarmo all'Accademia dei Bardi. Consegna l'oggetto nota di Eri Ascald. Ascaldabagno. Dove sono? Ok, devo seguire questa strada. La gente cammina, bella. Però c'è poca gente. Potevano mettere un po' più di persone. Poco in più, non lo so. Ah, ho messo la mod delle lanterne. E praticamente tutte le lanterne sono accese praticamente per strada. Sono cessati. Siamo ringraziati gli dei. Grazie a me, però. Non lo vorrei dire, ma ho fatto una missione dove praticamente dovevo disinfestare un luogo. Ecco qua, praticamente le lanterne sono tutte accese. È una mod molto simpatica. Ve la consiglio, non dà problemi. Ce ne sono state un paio che mi davano problemi, l'ho dovuto togliere. Ecco qua, questo è un altro Jarl. Quando li vedi seduti sono Jarl, vedi? Ecco qua, Jarl Scaldabagno. Ho una consegna da parte di Eri. Sgancia la pecunia. Che me ne fotte a me se la sta città di merda è pronta? Oh, sì, il legname della segheria di Anna. Sì. Sono certo che quell'aereo e i suoi uomini. Sì. Sarebbero delle ottime reclute del manto della tempesta. Sì. Peccato che non abbiamo la legna necessaria per accettare. Oh, che peccato. Vieni, questo è per il disturbo e tutto il resto. Grazie. 500 euro, vai! Sto cercando lavoro. Giganti sono un problema diffuso. Non me ne parlare. L'impero mi ha sempre ordinato di lasciarli perdere, ma ora l'impero
L'impero non c'è. È andato via. Capiranno che bisogna lasciare in pace Don. Nel senso, difficile da uccidere. Però sarà fatto. Conto su di te. Conto su di te. Te. Sta scoprendo, sta dicendo qualcosa, no? Zitta, 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 chissà poi cosa si dice. Prendiamo un'altra cosa di questo. Non stanno dicendo niente. Sali del gelo. Per sicurezza. Perché c'è uno che ci ha chiesto i sali dell'inferno, una cosa del genere. I sali di fuoco. Ma io non vorrei prendere. Aspetta, facciamo una cosa. Vabbè. Giusto per non cadere nel tranello. È caduto a terra. Preso. Ruba monete, no? Mi sembra un popolo da fottere. Da fare fotti fotti. C'è un libro che mi fa alzare di incantamento aumentato a 44, vedi? Ok, abbiamo fatto quest'altra cosina. Vediamo se riusciamo a fare un'altra missione, se no la chiudo qui, vediamo, vediamo. Porta il decantatore Onion Brew ad Elvin. L'incantatore, il decantatore, che cazzo è il decantatore? Ah, sì, sì, è quella una boccettina praticamente, sì. Ok, mappa. Io non mi muovo a piedi, non mi muovo, raga. Non è come GTA questo gioco, che tu prendi il cavallo, corri, corri. Cioè, prendi la macchina, corri, fai quello che cazzo vuoi. Capi? È Skyrim, c'è differenza. Guardate qua, qua, questa è una cosa figa però, eh. Chi non la vorrebbe una cosa del genere? Vada, vada, vada. Stronza, entra. 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 Attiva la catena del cesso e si chiude. Figa, vero? Cisterna. Esce un po' di umidità, però. So quel che faccio. Mentirmi non ti aiuterà ad avere la mia simpatia. Te lo assicuro. E inoltre occupati di qualcuno dei miei lavori extra. Ora che ci sei tu in cima alla mia lista. Potrei aver bisogno di consigli. Vedi, questo atteggiamento è tipico di chi vuole diventare ricco e vivere abbastanza per godersi i suoi septim. Andremo molto d'accordo, quindi. Veramente? Allora, me lo auguro. Se te la senti, sono pieno di lavori extra per aiutare la Cinta a rimettersi in piedi. E rimettersi in piedi, sì, ha avuto dei problemi. La caraffa, la Gilda. Cade tutto a pezzi. Sì, ho notato, state proprio con le pacche nell'acqua, letteralmente. Affollato come la città imperiale. Oggi invece sei fortunato se non inciampi su uno skiver. Che schifa. Sono i topi ingranditi, che sembrano cani proprio. Ascolta, so che gli altri pensano che sono un po' matto a dire certe cose, ma sarò molto chiaro. Qualcuno là fuori ce l'ha a morte con noi. Non so chi o cosa sia. Non a caso siete dei ladri. Al di là della nostra portata. Siamo stati maledetti. Una maledizione. E adesso che facciamo? Ecco cosa faremo. Ignoriamo la maledizione e cambiamo le cose da queste parti. Facciamoci benedire da un prete. Da un prete. È qui che intervieni tu. Ho molti incarichi da affidarti per cominciare a rimetterci in sesto. Sì. Devi solo chiedere. E ne usciremo entrambi limpidi come l'acqua. Beh. Sarà un po' difficile. So che hai dei lavoretti ad assegnare. Io mi occupo dei lavori di taccheggio, contabili e di borseggio. Quelli che richiedono un tocco più personale. Se ti piacciono di più i furti, parla con Vex. Parlami dei lavori contabili. La maggior parte delle attività commerciali di Skyrim registra le proprie transazioni nei libri mastri. Ah, sì, ho capito. Il tuo lavoro consisterebbe nel modificare le cifre contenute in questi libri. Sì. In modo che non risultino le perdite dovute agli altri nostri lavori. Ti va di scrivere un po'? Sì, dai, lo farò io. Se ti prendono, noi non sappiamo chi sei. Tutto qui. Risaputo. È risaputo ormai.